Ben ritrovati ragazzi, eccoci qua per una nuova piccola video lezione di storia. Oggi voglio parlarvi del mulino, simbolo della rinascita dell'anno 1000. E siamo a pagina 222 del vostro libro, come potete vedere. Bene, il mulino è molto importante perché? Perché, e vedete che qui ho evidenziato alcune parti del libro che vediamo assieme, e vi invito a fare altrettanto se siete d'accordo con questa mia sottolineatura. Tra tutte le conquiste del nuovo millennio, il mulino occupa certamente un ruolo di primaria importanza. Perché? Perché nel corso dei secoli venne perfezionato, diventando così il simbolo di progresso tecnologico che si realizza attorno all'anno 1000. Ecco, va detto fin da subito che il mulino esisteva già ben prima dell'anno 1000, ben prima dell'anno 1000, addirittura gli stessi romani lo utilizzavano, e poi anche in altre culture ancora più antiche della stessa civiltà romana. Pensiamo ad esempio alla Mesopotamia. Bene, ma noi torniamo all'epoca storica che ci interessa di più in questo momento, che è appunto il Medioevo. E vi ricordo che proprio in questo periodo stiamo affrontando la rinascita demografica e agricola che avviene proprio intorno all'anno 1000. Torniamo ai mulini. L'uso del mulino ad acqua, va specificato ad acqua perché sapete che l'altra grande categoria di mulino è quella di a vento, appunto, e nelle domande che vi avevo assegnato c'era proprio anche una domanda specifica su dove sorgono i mulini ad acqua e dove sorgono quelli a vento. Mi auguro che tutti siate riusciti a rispondere bene a quelle domande, e en passant dico anche che chi volesse può inserire i propri lavori nella cartella di Google Drive di storia che vi ho già assegnato, o almeno l'ho assegnata a quelli che mi hanno già mandato la mail. Bene, riprendiamo. L'uso del mulino ad acqua si diffuse largamente in Europa soltanto nel corso del Medioevo. Nell'alto Medioevo dovete sapere, e qui l'ho proprio sottolineato bene, che serviva soltanto per macinare il frumento, che è un cereale. Ma cosa succede? Dall'undicesimo secolo l'uso del mulino fu via via esteso ad altre attività. Tra il 950 e il 1050 fu usato nella follatura del panno. Follatura, cosa significa? Beh, questo è un compito che vi assegno, infatti, oltre alle domande che poi vi enuncerò e scriverò anche nel registro elettronico, c'è anche da ricercare follatura e da inserire il significato nella rubrica. Vedremo poi cosa troverete. Bene, andiamo avanti. Quindi vedete, io ho evidenziato le parti che ho ritenuto importanti e ho sottolineato con colori diversi delle cose altrettanto importanti, forse più importanti, in particolare in rosso, quindi ho usato il color code, cioè il codice assegnato a ogni tipo di colore, il rosso per le funzioni, vedete qui, follatura del panno, prima la macina del frumento, e tra poco vedremo altre funzioni, e in blu i tipi di mulino. Ma andiamo avanti. Quindi, oltre a macinare il frumento, dall'anno 1000 in poi si comincia a usarlo per la follatura del panno. Sostituendo la pigiatura umana e la battitura mediante martelli di legno azionati da una ruota idraulica, gli uomini del Medioevo meccanizzarono questo processo. È molto importante capire che prima, quindi, la follatura veniva attraverso la pigiatura, cioè come quando si vendemmiava, cioè si schiaccia in pratica con i piedi, quindi c'è bisogno di persone che svolgono questa attività, ma appunto da un certo punto in poi, nel corso del Medioevo, viene con la ruota che tutti noi
abbiamo presente, associata alla ruota esterna del mulino, c'è una ruota interna grazie alla quale, per forza idraulica, acqua, aziona appunto dei martelli di legno che schiacciano, che pigiano. Ma ciò creò un malcontento da alcune parti, in particolare in Francia, nel XIII secolo, perché ci fu l'opposizione al processo tecnologico. Perché? Perché ciò creava disoccupazione. È un po' come quello che avviene oggi con i robot e con altre macchine che tendono a sostituire sempre di più la manodopera dell'uomo. È ogni tanto, ancora oggi, sempre parlare di scioperi, manifestazioni di protesta proprio per queste cose. Ma è un processo inevitabile, sia oggi sia ancora prima nel Medioevo. Infatti, l'opposizione al processo tecnologico non ebbe successo. Il mulino ad acqua cominciò a venire usato anche nella fabbricazione di altri prodotti, ecco qua, lo sottolineate sempre con il rosso, la produzione del ferro, nelle sederie, quindi nel taglio del legno, la produzione della carta, la produzione della birra, mi raccomando, voi non potete ancora vederla, della canapa, del filo di ferro, delle lamiere, eccetera, eccetera. Quindi da tutto ciò è chiaro che il mulino ad acqua fu il motore per eccellenza nelle varie manifatture europee. Manifatture è una parola composta, un nome, da mani, fatture, cioè fare con le mani. Quindi, diciamo la produzione, attraverso l'attività e il lavoro manuale dell'uomo, perché anche se il mulino svolge un importante ruolo di aiuto nel svolgimento di certi lavori, comunque era sempre necessaria la presenza di persone perché il mulino svolge solo una parte del lavoro, ma chi fornisce il materiale, lo mette in ordine, lo distribuisce, lo colloca in una giusta sequenza, è sempre comunque l'attività umana. Ecco qua, di mulini ad acqua però ve ne erano di diversi tipi. Volevate voi che ci fosse un unico tipo, e invece no. Il primo tipo è mulini flottanti, ossia mulini che sono galleggianti. Poi gli orizzontali e i verticali. Quello più conosciuto è sicuramente il mulino verticale, per esempio quello della pubblicità del mulino bianco. Si distingueva inoltre in due sottotipi, undershot, letteralmente dal di sotto, e overshot, dal di sopra. Cosa significa ciò? Che nel mulino undershot l'acqua corrente perveniva all'estremità inferiore della ruota e la faceva muovere premendo contro le pale. Più efficiente era il tipo overshot. In questo la ruota non aveva pale, ma una specie di secchi. L'acqua era condotta dall'alto, cadendo riempita in successione i secchi e azionando la ruota. Ciò avveniva per forza di gravitazione. Avete capito quindi? Nel undershot, under sotto, l'acqua appunto scorre lungo l'estremità inferiore della ruota del mulino, mentre nell'overshot è come se cadesse da una cascata. Il fascino romantico che hanno su di noi i vecchi mulini ha dietro di sé un importante capitolo della storia, nella storia tecnologica e nella storia economica dell'Europa. Basti pensare, ragazzi, che fino all'invenzione della macchina a vapore era il mulino la vera macchina per l'Europa, quindi una tecnologia. Parliamo di tecnologia quando parliamo di scienza applicata, quindi con riscontri concreti. Così come noi oggi utilizziamo il computer, eccetera, a quel tempo la tecnologia, una delle tecnologie più avanzate e sicuramente la più utile per tutto ciò che abbiamo visto, era
nulla. Vediamo ora alcuni tipi di mulino. Questo è il verticale, più conosciuto. Questo invece è il mulino orizzontale, vedete la ruota appunto su di un piano orizzontale. E questo è un esempio di mulino flottante, o altrimenti detto galleggiante. Ecco, qui ne abbiamo un altro e appunto vedete che la ruota è quasi immersa nell'acqua. Bene, adesso non mi resta che mettervi le domande nel registro elettronico e fatele sul quaderno, e vi saluto con un abbraccio mulino bianco.